Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di Siderweb. Cominciamo con domani, martedì 5 luglio alle 11, torna Mercato e dintorni, il webinar di Siderweb è dedicato alla congiuntura siderurgica. In particolare si parlerà di prodotti lunghi e piani, tracciando un bilancio del primo semestre. Stefano Ferrari dell'ufficio studi Siderweb mostrerà le prospettive macro e per il settore dell'acciaio. Nella seconda parte dell'evento ci sarà spazio per i protagonisti del mercato con le interviste di Davide Lorenzini, direttore responsabile di Siderweb, a Eufrasio Anghileri di EUSIDER e Marco Sbaraini del gruppo Feralpi. Alle 15 in presenza e in streaming in Confindustria Brescia si terrà un nuovo appuntamento di scenari e tendenze, l'osservatorio congiunturale sulle variabili macroeconomiche e sulle dinamiche dei mercati. Interverrà anche Achille Fornasini, partner e chief analyst di Siderweb. Per informazioni, confindustriabrescia.it. Sempre martedì 5 luglio si apre Energia Italia, la conferenza internazionale sull'energia a Roma Eventi e in streaming dalle 8.30 ed è alla prima edizione. Tra i relatori ci sarà anche Franco Bernabè, presidente di Acciaierie d'Italia. Per informazioni energiaitalia2022.it. Infine, dalle 10.30 si tiene l'assemblea annuale dei soci di UCIMU a Sesto San Giovanni. Interverrà anche Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. Per informazioni ucimu.it. Mercoledì 6 luglio la BCE pubblica il rapporto trimestrale sulle condizioni finanziarie dell'eurosistema. Venerdì 8 luglio dalle 9 alle 17 si tiene Fabbrica Futuro, organizzato da Este Cultura d'Impresa, solo in presenza a Corte Franche, in provincia di Brescia. Si parlerà di innovazione tecnologica, organizzativa e di revisione dei processi, con la presentazione di case history anche di FOMAS Group e del gruppo Agrati. Per informazioni este.it. Infine l'Istat pubblica i dati sulla produzione industriale di maggio. È tutto per questo appuntamento con l'agenda che torna lunedì prossimo. Vi ricordo che per le vostre segnalazioni potete scriverci a redazione@siderweb.com. Grazie e buona settimana.